Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Cibiusa. Ed io sono Shirami. Benvenuti e bentornati sul canale Shirami e Cibiusa. Oggi siamo qua per vedere finalmente. Salviamo. No, no, ma cosa? Risparmio energetico! Ma in che senso? In che senso? Va bene. Dettagli, dettagli. Oggi salviamo gli animali del rifugio. Jimmy parte. Jimmy parte. No, Jimmy no, seguiamo il mezzo del rifugio di Jimmy. Ragazzi, ragazzi, pronti per questo episodio? Vediamo innanzitutto Big J che prende in giro Geltrude. Geltrude, no, no, e neanche Big J, tu non puoi prenderla in giro e sai perché? Perché Geltrude qua è la vita. Infatti. C'è tipo mio nonno con la governante praticamente. E qua c'è un cane chiatto! Che bello! Un cannino! Filippino! Sta vedendo benissimo! Allora, info importanti. Il nostro libro di Kitty the Cat. Sì, perché c'era il quinto libro, non vediamo l'ora di vedere proprio tutto. Allora, per chi è di Napoli, per il 2 aprile, Roma, il di Roma, sarà nel libro di Torino. Personalmente, noi non abitiamo lì. Fa niente. E beh, niente, non possiamo incontrarci anche noi. Vabbè. Posiziono qui o qui. Forse è meglio di qua. Oh, scusa, piccolo. Spostati. Oh, il povero Dino. Oh, che carino. Va bene, allora metto qui. Vediamo se ce la fa saltare. Vai, Odino. Vai. Fai dei bei così io faccio le foto da pubblicare. Odino, il cannolino. Yuhu! Oh, non è bravissimo. Questi, noi, i cani normali non sono così, lo sapete, vero? I cani normali non sono questi. Molto. E queste cosa sono? Queste. Allora, giudicare dalla forma, giudicare dal colore. No, non mi prenda in giro, signore, so perfettamente cosa sono. E allora perché me lo hai chiesto? Ho chiesto come mai potevo ancora qui, davanti ai piedi. No, tu hai chiesto che cosa sono. E io ti rispondo su che cosa so. Intanto non capisco perché lei mi stia dando del tu. E io non capisco tu a chi stai parlando dicendo lei. Lei chi? Io so io. Signorina Geltrude? Signorina, sì, ti piacerebbe se lei è signorina. Big J, lasciamo stare. Dunque, lei è la signorina Geltrude. È signorina perché non è sposata? Ah, certo, ce la vogliamo raccontare così la cosa, vabbè. È tipo nostro nonno, adoro. E Geltrude, lui è il nonno di Gennarino, lo chiamiamo Big J. Big J, detto. Grande maleducato, ecco che cos'è. Scienza che voi ne frequentate dei strani. Su via, Big J, dopo tutto Geltrude fa parte della vostra generazione. Guarda queste dentro. Generazione, sarà Geltrude, avrà 50 anni, ma personalmente Big J ne avrà 70 anni. Forse un po' di più. No, sono contenta di come è venuto l'allestimento, eccetera, è solo che ci sono delle disdette e le disdette sono tutte da parte di Moontown. Questo è un evento di beneficenza e se non dovessimo raccogliere abbastanza soldi, beh, l'evento sarà un fallimento. Ovviamente queste cose i ragazzi normali non le fanno. Volevo dire, i ragazzi normali non le fanno queste cose perché sono attaccati su Instagram e TikTok. Come no? Cosa? Cioè, ovviamente alcuni li fanno tipo noi quando oggi ne abbiamo ben visto che per il terremoto in Turchia hanno fatto delle raccolte nella nostra. Non città ma paese. Alla grande la raccolta fondi anche senza le persone di Moontown. Insomma, guarda come sono belle di questi animaletti. Cioè, ma quante persone siete a Moontown? Cioè, le persone a Moontown non sono di più di quella Sandu. Non fatemi capire. Guarda, e la città di mezzo non esiste. Ovviamente. Oh, Pippo. Ciao, Pippo. Questo lo figura perché, appunto, la gente di Moontown ha molti più soldi da donare. Quindi, era tra le priorità. Oh, vuoi che parli con Blair? Dopo tutto è mia cugina. Barra pur qualcosa. Oh, sì, per favore, Mel, parla tu con Blair. Dile di smetterla con questa guerra tra Moontown e Sandtown. Sì, hai ragione. Farà del mio meglio, amica mia. Ti sei sporcata di nuovo. Quante volte ti ha detto di non rotolare nel fango? La tega. E forse dovresti metterla in un luogo in cui potrebbe stare bene. Daisy, oggi sei particolarmente silenziosa. Come mai vuoi aiutarmi con i social? Marin, da quanto tempo ci conosciamo? Abbastanza, direi tipo dalle medie. Esatto. Quindi, quando mai mi hai vista chiacchierona? Non sono silenziosa, solo non ho voglia di chiacchierare. Oh, beh, io questa non me la vedo. Andre White? Cosa? Aspetta, allora metteremo in pratica le nostre capacità di inglese. C'è qualcuno che mi... C'è d'un cento Andrew White. Hi, who is are you go now? Open your door well. I have nothing to write. Aspettate, ragazzi, metteremo in pratica le nostre capacità di inglese, i nostri anni di studi di inglese. C'è un certo Andrew White che messaggia a Daisy e gli scrive: Ciao. Sono ciao. Oh, think are going no. Oh, no. Capacità di inglese. Ciao. Ci vediamo. Sono qua per farti una domanda.
Hope you are doing well. Io volevo raccontarti. I have nothing to hide. So I really understand. I have nothing to dite. Ok, da aspettate. Noi ci siamo un momento di concentrazione, ragazzi. Allora, calma. Aspetta. Sto capendo, giuro. Cioè, poi Shiromi ne sa più di inglese che io. Sto capendo. Aspetta. Cibiusa. Ok. Mi serve d'una mano per la scrittura. Non riesco da scrivere. Credo che sì. Io l'ho tradotto in questo modo. Vediamo se è giusto. Ora mettiamo le prove. Aspetta. Se è giusto. No. Allora, ora vediamo se cosa ne pensa la Unicorn Squad, eccetera. 11 e 15 pomeriggio, sabato o domenica. Fammi vedere personalmente. Ora, siamo un secondo che ci stiamo. Allora, ciao, come va? Giusto! Ho tradotto giusto! Allora. Shiromi è una traduttrice universale. No, tradotto giusto. Ciao, come vanno le cose ora? Spero che tu stia bene. Do delle annotazioni da scrivere, quindi sto scrivendo cose a caso. Quasi giusta la mia traduzione, quasi. Ok. Certo, sei un tipo silenzioso, ma oggi sei troppo silenziosa. Mm-hmm. Anche per i tuoi standard, che cosa è successo con Betty? Non è successo nulla con Betty. Beh, forse il problema è questo. Non potete lasciarvi. No, ma tu, lei è Betty. Appunto, loro due non ci possono lasciare. Aspetta, lei sta con... Ma tu non hai fatto della Daisy? Appunto! Ma perché si deve... Ma ci hai sentito? Sì. Daisy e Betty stanno assieme. Sì. Io do detto, no, voi non vi potete lasciare. Io non voglio che Daisy e Betty si lasciano. Però fai una frase completa, eh! Aspetta un attimo! Cosa? Che succede? Hai scoperto qualcosa? Che quella crepa è orribile! Oh. Va coperta, ecco, per me va meglio. Bene, allora, torno a pubblicizzare l'evento. Quando avrai voglia di parlare, fa un fischio. Oh, finalmente cosa che sappiamo, ma anche in italiano. Reb, perché continui a chiamarmi? Mio padre, mi pare che tu abbia scelto da parte Sare, o sbaglio? Eccellente, anche i nostri compagni di classe non andranno a quel ridicolo evento di beneficenza. Blair, perdonami, non stai facendo proprio una bella cosa. Forse non è molto carina. Sì, forse non è tanto buona. Ci ho pensato, sai, Rebecca, ci ho pensato, ma magari potremmo organizzare un evento di beneficenza per animali qui a Moontown. Che ne pensi? Qualsiasi evento possano mai progettare quelle nullità, noi lo faremo molto meglio, ma... Ok, siamo tornati, ragazzi. Oh, vivono in case di lusso e mangiano croquette costosissime. Infatti. Ma allora mi spiace per loro, non possiamo salvare tutti, mia cara. Quando sono le cose per Link parte la pubblicità di Amazon. Io non lo so, ragazzi. Chiamate voi, fate qualcosa, che ne so, no? Noi, vabbè, e parte anche la pubblicità di Steam. Ma perché? Scrivetevi a Steam, che vi devo dire? Cioè, raga, non lo so, sinceramente. Andiamo. Blair, ciao! Ciao, cugina! Che succede? Succede che, malgrado tu sia una Martinez, so frequenti le persone di Sundown, quindi qui non sei la benvenuta. Cosa? Blair, è tua cugina! Mi dispiace, la legge deve essere uguale per tutti. Ma... Quindi, cugina, se mai deciderai di stare dalla parte giusta della città, potrai venire qui a parlarmi. Blair, andiamo, questa cosa ti sta sfuggendo di mano, tutta questa per Chuck. Beh, diciamo solo che lui ha messo in evidenza il problema. Da, per favore, perché non ammetti semplicemente che ti manca come amico e che stai montando su questa guerra, perché altrimenti ci staresti troppo male solo pensando a lui. Ok, ragazzi, non sei la benvenuta. Fuori. È davvero crudele quello che stai facendo, Blair. Verrà ricordata per queste azioni. Infatti. Blair, senti, magari potremmo parlare con Chuck e... Ah, Chuck, con Chuck non parlerò mai più nella mia vita! Anche sì, è molto immatura, Blair. Oh, ciao ragazzi, voi vedete... Abbiamo tutti e quattro, wow ragazzi, cioè abbiamo tutti e quattro il quartetto dei Dangers, tipo il quartetto dei Dangers, di quartetto dei babuini, oh, tutti e quattro. Sono di Jimmy, vero? Certo che sì, Melanie. Beh, ah... Sabrina, non starai pensando di non venire per quell'insulso ordine di Blair? Ma poi, fatemi capire, ma da quando è che questa ragazza ha detta legge in città? Non detta legge in tutta la città, Betty, solo... Bello, perché le autorità non fanno niente. Bravi, bravo sindaco, bravo... Cioè, bravo. Parte di Moontown. Ma io non capisco, cioè, lei va
dire non frequentate più Sandown a tutti i suoi amichetti e agli amichetti della sua famiglia e la gente non mette più piede a Sandown? A quanto pare così, li sta mettendo tutti contro di noi. Già, io sto cercando di fare il possibile con il mio blog, ma anch'io ho un calo di utenti. Infatti. Per quanto ne so, è una cosa che può risolvere solo Jack. Io ho già parlato. Ok, ragazze, siamo tornate, ragazzi, siamo tornate. Giuro che ci vengono a disturbare ogni 10 minuti, ma dettagli. E secondo me parlerà con Blair e risolverà la situazione. Vero. Va bene, beh, allora ci vediamo dopo, ragazzi. Sabrina, tu non starai pensando davvero di non venire? È che, sai, io voglio far parte di Moontown, ma non fai parte di Moontown, Sabrina. Lo so, però io voglio diventare ricca e famosa e... Comunque, vabbè, voi siete i miei amici, che devo farci? Verrò, anzi, vado a prepararmi. E dillo anche ai tuoi followers. E infatti, dillo ai tuoi followers su Instagram, anche se non frequentano Rainbow City, ricordiamo. No, appena ha buttato del cibo, Sabrina, come ti permetti il cibo? Costa carissimo. È vero. Oggigiorno. Passa, passa. Canestro! Perché sei arrabbiato, Mike? Odia tutto, sta diventando leopardi. Sei in gran forma, fratello. Già, finalmente è tornato il Claudio di sempre. Ok, Stellina, bene, abbiamo fatto. Adesso possiamo postare tutte queste foto su Instagram. Ma tu capi cosa è successo, Stellina? Che è successo? Blair sta facendo guerra a Sandown? Ma che è una cosa ancora più grave. Instagram ha tolto la musica italiana dalle storie, cioè, tu hai capito? Cioè, io che volevo fare la... No, aspetta. Instagram ha tolto la musica italiana dalle storie. Sapevamo, no, noi è vero, non per motivi non abbiamo con il povero cucciolo e dire non tu preoccupare, guaglio, c'è sto mare fuori. Penso potremmo risolvere la cosa molto facilmente, Danny. Lo spero, guarda, perché c'è, tenevo tutto il contenuto nella mia testa, veniva una cosa bellissima per Jimmy. Ehi, ciao ragazzi. Ehi, confettina. Ah, piccioncini, quanto romanticismo. Ah, ci siamo rimessi il cappellino, eh. Sì. Allora, a chi la vedrete all'evento? Ma guarda, abbiamo finito la partita, tempo di darci una riunita e veniamo, ok? Bene, allora vi aspetto lì. Mike, sai se Mimi verrà? No, mi ha detto che non verrà. Ti ha detto perché? No, Melanie non mi ha detto perché, neanche lo voglio sapere. Quando fa così è preso da una ragazza. Blair, io vado un attimo al bagno. Ci metterò un po'. Te l'ho detto, non devi più mangiare quel tortino di verdure. Sì, sì, infatti. Non è perché volessi sbagliare. Oh, ciao, Chuck. Io sto andando al bagno. Certo, Rebecca, peccato che il bagno su questo piano sia di là, ma se vuoi andare al piano di sotto, non sarò io a fermarti e non sarò io a dirlo a Blair. Ah, sei un vero amico, Chuck. Oh, bravo, Chuck. Ah. Ciao, Blair. Il traditore della patria. No, il traditore della patria, neanche se avesse tradito i parenti. No, andiamo all'inferno, nel ghiaccio più profondo dell'inferno. Vabbè. Non ci fai qui? Non ti vergogni a calpestare questo marmo? No, Blair, non me ne vergogno, la vuoi finire con questa storia? Ti rendi conto del casino che stai combinando in città solo perché non approvi la mia ragazza? Certo, qualcuno doveva pur rimediare ai vostri errori. Blair, sono qui per chiederti di sistemare tutto, ok? Torniamo amici come prima, dimentichiamo tutto. Ci stai? Dai, ci andiamo a prendere un bel cioccolato. No, Blair, no. Blair, sono venuto qui a chiederti scusa perché sei... Che bambina viziata. Io una delle mie più care e vecchie amiche. Ma sappi che tutta questa situazione non farà altro che ritorcersi contro di te. Ma ti rendi conto che stai danneggiando l'evento di beneficenza di Jimmy? Che cosa c'entra lui? Che cosa ti ha fatto? Non mi ha fatto nulla, Chuck! E questo è il problema, che io con uno come Jimmy non dovrei proprio averci nulla a che fare! Beh, se è così che stanno le cose, Blair, allora rimarrai sola. Sola? Forse non lo sai, ma non lo sai perché te non è arrivato l'invito, ma questa sera qui ci sarà un party esclusivo con tutta la gente che conta. Bene, allora poi fammi sapere cosa contano, Blair? Ma che? Che battuta pessima! Vedi cosa ti sta facendo frequentare quelli di Sandown? Oh, Gennarino, come mai sei qui? Oh, nulla, fuori c'è troppo rumore. Big J e Gertrude non fanno altro che litigare e nulla, mi stanno nervosendo. Stanno facendo innervosire te? Caspita, io non credevo neanche possibile che tu potessi innervosirti. Ehi, piccolo. State calmi, ok? Ma invece mi innervosisco come tutte le persone normali. E che ne è del tuo? Stiamo molto calmi. Meo, meo, meo. Nulla, è che in certe situazioni uno non può stare calmo. Che situazioni? Ti va di parlarne? Ricky mi sta tradendo. Che cosa? Cosa? Non puoi dire sul serio, Ricky non ti tradirebbe mai. Io lo conosco da prima di tutti voi. E credimi, è una bravissima persona. Non farebbe mai una cosa del genere. Giusto, tu lo conosci da prima. Ti ha mai parlato del suo ex ragazzo? Ti ha parlato del suo ex ragazzo? No, vabbè, io sto scioccato. Glitter non ha mai pensato di parlarne con me. Ma io, cioè... Tu adesso vieni con me, questo micetto lo mettiamo fuori, tieni Candy. Eh? E mi dici tutto. Povero gatto. Povero gattino. Marino. Bambini, vai a giocare, piccolo. Daisy, tutto ok? Noto che ci stai mettendo molto impegno a pulire queste scale, Daisy. Gli animali andranno sempre qui sopra, quindi per oggi mi sa che rimarrà sporco. Sì, ma devo pulire lo stesso. Va bene, non è che stai pulendo per evitare qualcuno o qualcosa. No, assolutamente no. Lasciatemi qui a pulire in pace. È tanto strano che una persona piaccia pulire. Onestamente sì, tu di stranezze ne hai tante, Daisy. Ma che un adolescente piaccia fare le pulizie, questo non lo accetto. Questo non si può accettare. Ma personalmente c'è gente che si è... Persone sì. Vieni qua, metti questa là e dimmi che cos'hai. Ecco, Candy, il problema sei tu. Cosa? Ah, cosa? Perché... Fervetti. Giusto. Va bene ragazzi, il video finisce qua perché ci sarà la seconda parte di questo, ovvero salviamo gli animali. Noi ci vediamo subito a un prossimo video. Ciao. Ciao.